Questa è la seconda parte sulla, sulla misura del tempo. In realtà è una seconda parte che più o meno è già stata fatta un po' di tempo fa, un anno e mezzo fa circa, un po' rivista alla luce di quello che abbiamo visto l'altra volta su, sugli orologi. Quindi per riassumere, la volta scorsa, non so se c'eravate tutti, avevamo fatto un escursus sulla tecnologia con cui noi misuriamo il tempo. Oggi qua andremo a vedere invece... Che, che cosa stiamo misurando, cioè perché misuriamo il tempo e, e come lo misuriamo e perché lo misuriamo in, in questo modo. Quindi partirò dai soliti moti della Terra, giusto per, per riprendere l'argomento, vedremo il calendario, quindi una delle, delle, delle misure che facciamo noi quotidianamente del tempo e poi parleremo proprio della misura del tempo, cioè di che cosa andiamo a misurare giorno per giorno, ora per ora. Allora, moti della Terra. Sarò breve. I moti della Terra sono sempre i soliti, rotazione, rivoluzione, precessione e nutazione. A noi interessano soprattutto la rotazione, che è quella per cui la Terra ruota attorno al proprio asse e che ha questi effetti qua. Quindi ci dà la, il ciclo giorno-notte, il momento in cui si passa tra il giorno e la notte si chiama crepuscolo e la volta celeste ruota apparentemente attorno a noi. Noi, questo ce ne accorgiamo bene di giorno col sole, perché vediamo che sorge da un certo punto, si alza in un altro punto e tramonta in un altro punto. Quindi, questo movimento rotatorio del sole apparente in realtà è dovuto al fatto che noi abbiamo i piedi sopra la Terra e la Terra sta ruotando su se stessa, quindi tutto quello che è intorno a noi a noi ci sembra ruotare intorno, un po' l'effetto giostra, diciamo. E vabbè, polo nord e polo sud astronomico lasciamolo stare, un altro degli effetti è la cosiddetta culminazione degli astri, quindi ogni astro, il Sole compreso, raggiunge un punto di massima altezza nel cielo che è a sud e poi scende durante il giorno fino a tramontare sotto l'orizzonte. Ok? Poi se avanza tempo possiamo anche vedere queste cose qua con, con lo stellario, eh? se, non se non abitiamo al Polo Nord. Chiaro, queste qua sono effetti per noi che stiamo qui, io sto parlando di noi a queste latitudini. Eh. Secondo, secondo moto, la rivoluzione, anche questa avviene sempre in senso antiorario come la rotazione e avviene in circa 365,22 giorni medi. Poi questo circa e questi medi li, li, li andiamo ad analizzare più avanti perché c'è scritto circa e medi. La rivoluzione è il moto che la Terra compie attorno al Sole e dura circa 365,22 giorni. È il nostro anno concettualmente. Quali sono gli effetti? Beh, quello che a noi incide di più sulle nostre vite è il ciclo delle stagioni. Quindi il fatto che la Terra ruoti attorno al Sole e il fatto che ci sia un certo angolo tra l'asse la, di rotazione e il piano orbitale della Terra fa sì che nei vari punti della Terra le giornate sono più lunghe o più corte e viene fuori quello che chiamiamo il ciclo delle stagioni. Un altro effetto della eh, rivoluzione è la stagionalità delle costellazioni. Che è legata al ciclo delle stagioni, sta, da, come il nome suggerisce, quindi noi alla sera, alla stessa ora, nelle diverse, nei diversi mesi dell'anno, vediamo in cielo fette di cielo diverse, costellazioni diverse. È un effetto della rivoluzione. L'altro effetto è che il Sole si sposta a un moto apparente sulla volta celeste. Quindi, se noi potessimo oscurare, far rendere l'atmosfera trasparente e guardare dov'è il sole, noi giorno dopo giorno vedremo che rispetto alle cosiddette stelle fisse il sole cammina, si sposta. È un effetto apparente dovuto alla rivoluzione. Questa cosa del cammino del sole è, è talmente importante che ha anche un nome. Quindi la, la curva apparente che viene tracciata dal sole sulla volta celeste si chiama eclittica. E qui c'è un filmatino che la spiega meglio di tutte le mie parole. Quello è il Sole, vedete il cerchio bianco, il piano orbitale, mentre la freccina gialla è l'asse di rotazione della Terra. Ora lui disegna una griglia che è come un mappamondo, sono i meridiani paralleli de della Terra esplosi a una certa distanza. La Terra quindi, vedete, il, quello centrale è il, il cosiddetto equatore celeste, vedete che la Terra ruotando, inclinata rispetto... Alla, al piano orbitale, adesso lui traccia il piano orbitale, vedete che il piano orbitale interseca i paralleli della Terra con un certo angolo. Questa curva rosa che resta, adesso lui raddrizza, questa curva rosa che resta sulla volta celeste è l'eclittica. Vedete adesso il Sole, tac, finisce proprio dietro l'eclittica. Quindi abbiamo questo cerchio bianco, c'è il freccino, questo cerchio bianco qua che è l'equatore celeste, quindi fate finta di proiettare il nostro equatore sulla volta celeste, si forma un cerchio, vedete che l'eclittica è un cerchio che è assolutamente non parallelo, è inclinato e su, se sono due cerchi massimi su una sfera, due cerchi massimi si incontrano in due punti, uno è qui e uno è dall'altra parte, dietro. Ok? Quindi questa è l'eclittica e quello lì bianco, quello centrale è l'equatore celeste. Quindi il sole attraversa il nostro piano equatoriale soltanto due volte l'anno. Cosa succede in queste due volte? In queste due volte i raggi del sole colpiscono la terra paralleli all'equatore perché il sole è esattamente sul piano dell'equatore della terra. Ok? Quindi i suoi raggi ci arrivano belli paralleli. Ok? Quindi tutta la terra, vedete, è illuminata Esattamente a metà lungo il suo asse. Cosa succede? Succede che, vedete che in ogni punto della Terra dura tanto la notte quanto il giorno, si chiamano equinozi. Quindi questi due momenti in cui l'eclittica tocca il Sole, scusate, nel suo cammino sull'eclittica passa su quello che è il meridiano, l'equatore celeste, si chiama equinozio. Quindi il Sole attraversa il piano equatoriale. Una volta muovendosi, perché è un moto apparente, però a noi fa comodo pensare che si stia muovendo, verso il nord, e si chiama punto di Ariete, quello lì è il simbolo dell'Ariete, visto che assomiglia molto a Gamma, viene detto anche punto Gamma o punto Vernale. E invece una volta muovendosi verso sud, il punto di Bilancia, detto anche punto Omega, perché assomiglia sempre al simbolo della, della costellazione. Io qua ho fatto una foto... Con Stellarium, questa è oggi alle 13.25, oggi è, è proprio, cioè siamo proprio all'equinozio, vedete che c'è il Sole che fa il suo cammino sull'eclittica e passa proprio sull'equatore. Questa era la situazione di oggi alle 13.25. In realtà non è proprio così, perché se io vado a, a tagliare il cappello in quattro e con Stellarium smanetto fino ad ottenere... La declinazione del sole a 0 gradi, quella lì nel quadrato rosso, scopro che l'equinozio del 2015 non cadeva oggi ma cadeva ieri alle 23.45.32 secondi. Ok? Quindi proprio il momento in cui il sole eccolo vedete lì sotto, quello lì è proprio il momento in cui il sole tocca il nostro equatore celeste, quindi quando la declinazione è 0 gradi ed è avvenuto. Ieri notte e nel 2016? Nel 2016 metto l'anno 2016, vado di nuovo a mettere il sole con la declinazione a 0 gradi e scopro che avviene il 20 marzo alle 5 del mattino. Ok? Lasciamo tutto in sospeso. Accendiamo la macchina del tempo. Ho fatto 2015, 2115, 2215. Quindi vado avanti a botte di 100 anni. Si vedono non si vedono? Le righe rosse non si vedono. E allora vi dovete fidare. Ve le indico io ve le indico io col. Ve le io col mouse. Allora qua. Boh. Dove è finita il mouse? Ho perso il mouse. Ve le indico io col dito. Allora, qua c'è una riga rossa, qui c'è una, ah si vede, qua c'è una riga rossa e qui c'è una riga rossa. Notate, notate che la distanza tra questa riga rossa e il Sole non è la stessa, si sta allungando. Non so se si nota già con 200 anni, ma io ho esagerato e ho fatto anche, cosa sta succedendo al punto vernale? Io ho fatto anche 2615 e 3015, quindi sono andato avanti di 600 e di 1000 anni. Guardate, nel 2615 il punto vernale si è spostato qua, e nel, 2000, nel 3015 il punto vernale ha sforato i margini della costellazione ed è passato alla costellazione successiva. Ok? Vediamo che il punto vernale si sta spostando in senso orario sulla volta celeste, quindi ogni, ogni, ogni anno, in realtà ogni giorno, il punto gamma si sposta sulla volta celeste. L'effetto è talmente lento che per averne una sensazione abbastanza notevole bisogna aspettare centinaia o migliaia di anni. Esatto, se uno deve fare misure precise... Infatti il punto di Ariete adesso è nei pesci, quindi si chiama ancora punto di Ariete perché ai tempi, eh, quando sono nati i primi studi astrologici che, erano che coincidevano con quelli astronomici ne nella notte dei tempi, allora si parla di più di duemila anni fa e il punto vernale era effettivamente il sostizio avveniva quando il Sole era nella costellazione dell'Ariete, è rimasto il nome, in realtà dopo duemila anni siamo passati ai pesci. E fra duemila anni passeremo al Capricorno. Ok? Con questa abbiamo chiuso la, la parte su, sui moti della Terra. Penso è chiaro il discorso. Altro capitolo, il calendario. Allora, il calendario vedremo. Che cos'è l'anno? Parleremo del calendario Giuliano e del calendario Gregoriano, che sono un po' i due calendari principali. In realtà Spaziamo un po' di più, però come sommario va bene così. Cominciamo dall'anno. Quindi, alla domanda che cos'è un anno, più o meno abbiamo già risposto, no? L'anno cos'è? L'anno è quel periodo di tempo in cui il Sole percorre l'eclittica, in cui il Sole ritorna nella sua posizione. Insomma, si possono dire un sacco di cose. La rotazione del Sole apparente intorno alla Terra. Ok? Sì, banalmente la rotazione apparente del Sole intorno alla Terra, ma anche qua volendo essere precisi abbiamo già due casi. Rispetto alle stelle fisse, o rispetto a, a, alla stessa Terra, perché non è proprio la stessa cosa. Perché se io vado a vedere rispetto alle stelle fisse, lo chiamo anno siderale, ed è il tempo che il Piega, il Sole fittizio, poi vedremo che cos'è, <coughs> per ora lasciate stare la, la parola ci mette a percorrere l'eclittica, quindi da un punto dell'eclittica allo stesso identico punto dell'eclittica. <coughs> Quest'anno dura 365,25636 giorni, quindi un po' più di un quarto di giorno, un po' più di 6 ore, ok? In realtà se invece pe pensiamo alla Terra come riferimento, quale sarà il nostro riferimento? Il nostro riferimento sarà il punto gamma. Sarà il suo punto vernale. Quindi diciamo l'anno tropico, che è quello che poi a noi interessa e capiremo poi il perché, diciamo che il tempo tra due passaggi consecutivi del Sole non dallo stesso punto dell'eclittica, ma per il punto vernale, perché non coincidono, ma abbiamo visto prima che il punto gamma anno dopo anno si sposta lungo l'eclittica. Quindi il Sole torna sull'eclittica e l'anno siderale, ma nel frattempo il punto gamma si è spostato un pochino e quindi se si è spostato un pochino il Sole a passare dal punto gamma ci mette un po' meno, un po meno di quanto ci mette a fare il giro completo dell'eclittica. Perché? Perché il Sole si muove in senso antiorario, gamma si muove in senso orario e quindi stack, tocca gamma un po' prima di aver finito il giro di tutta l'eclittica. E quindi... L'anno tropico è più corto dell'anno siderale e si parla di 365,24220 giorni solari medi. Quale dei due scegliamo? Cioè, allora, a noi, a, che, a, noi, a noi cosa interessa? Quello che vorremmo è che le stagioni, ad esempio, cadano sempre negli stessi mesi e giorni dell'anno. Cioè, vorremmo che a marzo inizi la primavera. Se noi do, scegliamo. Avessimo scelto l'anno siderale, ciò non sarebbe stato vero perché abbiamo visto che quando il Sole è sul punto Gamma è l'equinozio. Quindi noi vogliamo che l'anno che è marzo sia quando il Sole è sul punto Gamma. Quindi noi non scegliamo l'anno siderale, scegliamo di usare l'anno tropico. Ok, quindi usiamo l'anno stabilito dal Sole che ritorna sul punto Gamma. Qual è il problema? Che l'anotropico non dura un numero intero di giorni, ma ci manca ancora. Cioè, la Terra ha una sua rotazione. Perché ha questa rotazione la Terra? Ha questa rotazione perché il materiale che ha composto la Terra, i pianeti che ci si sono scontrati sopra <coughs> e tutto quello che può essere successo, per la legge della conservazione del, 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 del momento angolare, avrà dato a questo sistema una certa rotazione che si conserva. A parte perdite dovute a effetti mareali, lasciamo stare. Però, in teoria, questa rotazione, se nessuno la perturba, si conserva. Poi, perché la Terra ruota attorno al Sole? Per lo stesso motivo. Però sono stati altri fenomeni che hanno posto in rotazione l'intero sistema solare rispetto alla, al pianeta Terra, inteso come singolo pianeta. Pensare che due fenomeni così indipendenti, <coughs> con effetti scorrelati, Possano in qualche modo avere una relazione razionale o intera tra i loro due periodi eh, sarebbe folle, e infatti non ce l'hanno. Ok? Quindi l'anno tropico non dura un numero intero di giorni. <coughs> <coughs> Però noi vogliamo anche che l'anno civile inizi sempre allo stesso giorno, quindi dobbiamo compensare questa frazione di giorni in qualche modo. Il modo in cui lo facciamo è l'introduzione del giorno bisestile. Poi lo vedremo anche meglio. Quindi, qua abbiamo visto l'anno, quale tipo di anno scegliamo, perché scegliamo questo tipo di anno e non un altro tipo di anno, e a questo punto andiamo a vedere cosa facevano i nostri antenati. Quindi, il calendario romano antico. <coughs> Ai nostri antenati bastavano 10 mesi, quindi. L'anno iniziava ovviamente all'equinozio, cioè il giorno più importante. Sti sì, qua non è che avevano gli orologi, si sì, qua avevano della gente, i sacerdoti, gli scienziati del tempo, che mettendo i menini stonehenge, facendosi i loro conti, sventrando dei capretti, capivano qual era il giorno dell'equinozio. E quindi il giorno dell'equinozio facevano iniziare l'anno. L'anno durava dieci mesi <coughs> di 30-31 giorni <coughs> per un totale di 304 giorni. Capito, ma l'anno comunque anche allora durava 365,2422 e gli altri giorni cosa se ne facevano i romani? Ma il problema lo risolvevano senza contare, dicevano va bene noi quando finiva l'ultimo giorno di dicembre, i mesi erano 10, finivano a dicembre, dicembre era l'ultimo giorno finché qualcuno non diceva ricomincia l'anno perché abbiamo l'equinozio, le sti qua, non contavano i giorni, tanto era inverno, da lavorare nei campi non ce n'era. Le attività erano ridotte al minimo, si campava con quello che eri riuscito a mettere via durante la stagione, che, che ti fregava di contare i giorni in quel periodo lì. E quindi se la cavavano, quindi non avevano bisogno del bisestino, non avevano bisogno di niente. Quindi l'ipotesi più accreditata è che i romani, fino alla prima riforma, i giorni dopo dicembre fino all'equinozio di marzo, non li contassero proprio. E poi quando dicevano, ok, adesso ricomincia l'anno, stilavano il calendario. Con le festività, tutte le loro cose, i giorni fasti, nefasti, tutte le loro cose. Ricominciava tutto il ciclo dall'equinozio, durava di nuovo 304 giorni al 305 giorno smettevano di contarli e ognuno ne stava a casa propria. La prima riforma aveva, la fece Numa, in periodo repubblicano, quindi è stato stabilito dopo il 509 a.C. Una delle <coughs> manovre. <coughs> Che ha fatto Numa è stato introdurre gennaio e febbraio. E l'anno è diventato di 355 giorni. Non ci siamo ancora a 365. E infatti, facevano anni di 12 e di 13 mesi, infilando un mese in più quando ce n'era bisogno. Una cosa un po' complessa. È molto più complessa di così. L'ho semplificata giusto per darvi un'idea. Nel 153 a.C. gennaio divenne il primo mese. Praticamente il Pontifex Maximus, questa figura che aveva questo potere di decidere quando iniziava l'anno, quando non iniziava, usava questo potere per, a, a, al tempo repubblicano, chi governava erano i due consoli. No? Non, gli anni non venivano nemmeno numerati a quel tempo, e si diceva l'anno dei consoli e i nomi dei consoli, quindi non venivano proprio numerati gli anni e questi consoli restavano in carica l'anno, quindi venivano eletti a dicembre, quindi alla fine dell'anno, ma entravano in servizio, al solstizio, all'equinozio di, di primavera. Nel 153 ci fu una rivolta, ci fu un problema. E il, grazie, e il i nuovi consoli chiesero di entrare in servizio subito. E a questo punto si decise di fare l'inizio dell'anno a gennaio. Quindi appena finiva dicembre, con gennaio, iniziava l'anno e hanno tolto la cosa di fare iniziare l'anno al alle quinozze di primavera, questo è successo nel 153 a.C., questo vi fa anche capire quanto potere avevano i sacerdoti nella sfera politica, cioè se gli piaceva il magistrato, questi qua potevano far cominciare l'anno un po' dopo, un po' prima per allungare o accorciare la carica di, di magistrati consoli, se gli piaceva chi stava governando potevano influenzare una sfera che non era di loro competenza. Oggi queste cose non succedono più. Calendario giuliano. Ah ecco, a questo punto arriva Giulio Cesare nel 46 a.C., capisce che ci sono tutta una serie di cose, dopo aver detto io sono un dittatore, e quindi adesso comando io, ha unificato la forma di capo politico e capo religioso in se stesso, in un'unica figura, quindi è diventato anche il pontifex maximus, quindi nessuno gli poteva più dire quando iniziava l'anno, ha preso degli esperti e si è fatto fare una nuova divisione dell'anno in mesi. E ha stabilito, questo qua si è messo lì uno abbastanza serio: ha fatto dei conti e ha detto, facciamo tre anni di 365 giorni e un anno bisestile di 366 giorni. Questa è stata la riforma giuliana di Giulio Cesare. Se con un minimo di matematica uno fa una media, ogni quattro anni guadagno un giorno, vuol dire che ogni anno guadagno un quarto di giorno. Quindi la durata media dell'anno della riforma Giuliana è 365,25 giorni. Ci siamo avvicinati, ma c'è ancora il problema che 365,25 è maggiore, non minore, vabbè, è maggiore di 365,2422, anche se è di poco. Che cosa succede? Eh... Cosa succede? Succede che l'anno dura 0,0078 giorni, quindi pochissimo giorni solari medi in più rispetto all'anno tropico. Quindi dopo 128 anni lo scarto era già di un giorno. Quindi l'equinozio di primavera non era più il 21 marzo, cominciava a essere il 22 marzo. Il, il 20 marzo. E di tre giorni dopo 400 anni. L'effetto è stato uno slittamento delle stagioni, ovviamente finché un giorno, due, tre nessuno se ne accorge, però passano i secoli e a un certo punto Papa Gregorio si accorse che c'era un problema, il problema era un problema religioso, la Pasqua è una festività molto complessa da calcolare, con sta storia qua succedeva che la Pasqua non cadeva più nel, nel mese giusto in cui doveva cadere, insomma si accorsero che c'era un, un problema serio dal punto di vista del conto dei giorni. Quindi Papa Gregorio fece una nuova riforma nel 1582, quindi sono passati 1600 anni di più, e questa riforma, le, un, il primario effetto che ha avuto è di ristabilire l'inizio della primavera al giorno 21 marzo, più o meno, avete visto che anche oggi 20 marzo 21, comunque tra il 20 e il 21 c'è l'inizio della primavera. Quindi fu revisionata semplice, semplicemente fu revisionata la regola del calcolo dell'anno mensile ma qual era lo scarto accumulato in questi 1600 anni 10 giorni. Quindi Papa Gregorio ha dovuto anche fare una forzatura, un atto di forza. L'atto di forza ha stabilito con, con una legge che il giorno seguente al 4 ottobre 1582 sarebbe stato il 15 ottobre 1582. Quindi ha cancellato i giorni dal calendario. Ok? E poi la sua riforma era stata questa. Non sarebbero stati bisestili gli anni secolari il cui secolo non fosse divisibile per 4. 1809, 2100, 2003, 2005, eccetera. ok? Quindi il 1800 è divisibile per 4 ma non è bisestile. Il 2000 è bisestile perché il secolo 20 è divisibile per 4, Ok? mentre 21 del 2100 non è divisibile per 4 e quindi è bisestile. Con questa riforma, guardate la nuova durata dell'anno. 365,2425 giorni. Non siamo ancora 2422 giorni, ma abbiamo ancora uno scarto di 0,003 giorni. Però dopo quanto tempo avremo un giorno di scarto? Dopo 3333 anni. Vorrà dire che nel 1582 più 3330, nel 4800, 500, quello che è, ci sarà bisogno di correggere un giorno. Quindi faremo una cosa che un anno bisestile ci sarà in più o in meno e in questo modo compenseremo questi 0,003 giorni. Quindi questa riforma del 1582 la stiamo usando ancora oggi ed è stata fatta talmente bene da questo astronomo scelto dal papa che dà un errore di un giorno ogni 3333 anni. E si parla del 1582. E qui Chiudiamo il discorso del, del, del calendario, quindi de, de, delle stagioni e della durata dell'anno. E passiamo invece proprio alla, alla, alla misura del tempo. Quindi la domanda eh, che ci guiderà in quest'ultima parte è questa: che cos'è un giorno? E qui come abbiamo fatto prima per l'anno, chiedendoci che cos'è un anno, possiamo avere diverse risposte. E vedremo una serie di... Tempi siderali, solari veri, solari medi, universale, fusi orari e calendario: ne abbiamo già parlato. Questi quattro, questi 5 argomenti saranno quelli che ci guideranno per il restante tempo che abbiamo a disposizione. Partiamo dal tempo siderale: quindi <coughs> il giorno è comunque legato alla rotazione della Terra. Su questo è una premessa che diamo per buona. Quindi il giorno siderale. Potrebbe essere l'intervallo di tempo è eh, definito come l'intervallo di tempo tra due passaggi consecutivi del punto vernale al meridiano. Allora, sto maledetto punto gamma è un punto che sta lì nel cielo. La Terra gira su se stessa. I che cos'è il meridiano? Il meridiano è quella linea che passa sopra le nostre teste e sul polo nord celeste, quindi è, è quella linea che cade esattamente a sud. Da una parte e a nord dall'altra, e che ci taglia il cielo in due, è quel famoso punto dove gli astri culminano, cioè dove gli astri hanno la loro massima altezza, si chiama meridiano. Quindi, visto che il punto gamma è un punto nel cielo, visto che la Terra gira, la terra, il mio meridiano spazza tutto il cielo, quando ritorno al punto gamma dico bene: passato un giorno, le mie 24 ore decido che sono quelle di questo tempo qua. L'ora zero la stabilisco quando il punto gamma è nel meridiano superiore. Questo è abbastanza irrilevante. Attenzione: piccolo inciso, questa è un'ora locale, quindi se io sono qui e uno di voi va su un meridiano un po' più in là, va a Genova, non, non siamo d'accordo su qual è il momento dell'ora zero, perché quando il punto gamma passa sopra il mio meridiano, passa sul mio meridiano, quindi sopra alla mia fetta de, di cielo nord-sud non sta passando sopra la fetta di cielo nord-sud di uno che è a Genova, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Quindi quando io dico eh, per me è l'ora zero, ti telefono e di là tu dici no, per me, guarda, lo vedo ancora ben distante da, dal mio meridiano, quindi è un'ora locale, cioè ognuno misura quest'ora, <coughs> la misura dell'ora dipende da dove sta l'osservatore, due osservatori su meridiani diversi non concordano sull'ora siderale. Quindi quando il punto gamma è sul meridiano è la mezzanotte siderale. Durata del giorno siderale. Durante un giorno siderale la Terra non fa solo una rotazione su se stessa, ma si fa anche circa 2 milioni e mezzo di chilometri sulla sua traiettoria di rivoluzione intorno al Sole. Quindi, prima che il Sole medio torni alla stessa posizione o il punto gamma cioè le 24 ore dei nostri orologi, serve ancora un po' di tempo, anche qua un disegnino spiega meglio la cosa. Supponiamo di essere all'istante 1, la linea tratteggiata parallela sono quelle del punto gamma, perché il punto gamma è talmente distante che <coughs> lo vediamo sempre parallelo a noi, è praticamente posto a infinito. Quindi quando punto gamma e sole coincidono? La Terra ruota su se stessa, fa tutta una rotazione verso il punto gamma e arriva al punto 3. Quindi, il punto 3 io è passato un giorno siderale, il punto gamma è di nuovo sulla mia testa. Peccato che il sole non è ancora sulla tua testa, ti serve ancora un pezzo di orbita e quindi un altro pezzo di rotazione della Terra perché il sole torni sulla tua testa. Quindi le 24 ore siderali durano un po' meno delle 24 ore solari, che è quelle che a noi piacciono di più. Quindi il giorno siderale, visto che la durata dell'anno è 365,2422 giorni solari medi, qua è una dimostrazione abbastanza semplice da fare, se, eh, visto che la Terra gira attorno al Sole, il numero di giri che fa la Terra sono uno in più rispetto al numero di giorni, rispetto al numero di volte in cui noi vediamo passare il Sole sopra le nostre teste. E la cosa abbastanza semplice se la Terra fosse ferma, è sempre solito qua. Fate finta che voi siete il pollice. Se la Terra non ruota, ma ruota sola torna al Sole. Vedete che il pollice vedeva il Sole sopra la sua testa, adesso non lo vede più, quando torna lo rivede sulla testa. Quindi, se la Terra è ferma, passa un giorno. Se la Terra fa un, una esatta rotazione. Io ho sempre il Sole sopra la testa, io pollice e quindi passano zero giorni. Se la Terra fa una rotazione, passano due giorni, quindi i giorni le rotazioni della Terra sono sempre una in più rispetto a quelli che sono i giorni eh, solari, cioè rispetto al numero di volte che vedo passare il Sole sulla mia testa. Tutto questo per dire che i giorni siderali sono 366,244,2422. Quindi la, il giorno siderale non dura le nostre 24 ore ma Bisogna fare questo rapporto 365 diviso le 366 giorni che sono i giorni siderali. Il risultato è questo: 23 ore e 56 minuti. Quindi il giorno siderale è effettivamente più corto, non di tantissimo, di quasi 4 minuti. Ok? Questo qua, ad esempio, uno degli effetti che avevamo visto prima, incide sulla stagionalità della costellazione. È causato proprio da questi 4 minuti circa. Le costellazioni sono parenti strette del punto vernale, sì che si muove, ma si muove nelle migliaia di anni il punto vernale, quindi facciamo finta che sia fermo. Quindi le costellazioni stanno lì ferme in cielo insieme al punto vernale. Quindi visto che que questo punto vernale, il giorno siderale, quindi il giorno in cui le stesse costellazioni mi passano sopra la testa, dura 4 minuti in meno, ogni giorno il cielo io lo vedo spostato alla stessa ora dell'orologio di 4 minuti, di circa 4 minuti. Quindi visto che il giorno siderale è più corto, gli, altri, gli astri si presentano in anticipo, quindi dopo un mese cosa succede? Dopo un mese succede che 4 minuti per 30 fa 120, vuol dire che le costellazioni mi si sono anticipate di due ore. In realtà, se vogliamo essere di nuovo pignoli, esiste anche il cosiddetto giorno stellare. Quindi stavolta, invece di usare il punto gamma che comunque cammina sulla volta celeste, calcolo proprio quando passano le stelle fisse sopra la testa. La differenza è legato solo alla rotazione, non tiene conto della precessione degli equinozi, quindi del fatto che il punto gamma si sta muovendo. La differenza è ovvio che è minima, perché abbiamo visto che il punto gamma si muove molto lentamente sull'eclittica e la differenza è di 8,4 millisecondi al giorno. Quindi siamo passati da 4 minuti che sono una cosa che si sente nel giro di un mese a 8,4 millisecondi. Quindi diciamo che il giorno stellare sì è diverso dal giorno siderale, ma sono quasi la stessa cosa. Eh sì, certo. Sì, sì. <ride> Quindi, mentre l'ora siderale è, è utilissima per puntare un telescopio, non è che ci aiuti molto a regolare le nostre vite. Se avessimo gli orologi che ruotano insieme all'ora siderale, se ad esempio oggi fossero le 12 in pieno giorno, a mezzogiorno, l'orologio segna le 12, ma tra sei mesi sarebbero mezzogiorno in piena notte, perché ci sarebbero stati questi 4 minuti per sei mesi al giorno per sei mesi farebbe cambiare proprio il, il giorno in notte, no? E quindi non è una buona scelta usare l'ora siderale per far contare il tempo ai nostri orologi. Quindi ci conviene cercare un tempo che, che dipenda dal sole e non dalle stelle. Quindi la prima cosa che ci viene è di, ah, va bene, usiamo proprio il sole. Allora io adesso mi metto qua, faccio un, uh, faccio un bel sistema di, di, di allineamento con due pali, Allineati verso sud, poi mi metto qua, mi pagano uno stipendio e quando vedo il sole che passa allineato sui due pali, io so che esattamente a sud, schiaccio un tasto, suona una sirena e tutti sanno che è mezzogiorno. È mezzogiorno, so, sto usando il sole, non posso sbagliare. Uso il sole e tutti i giorni, una volta si faceva così, cioè. Eh, a mezzogiorno eh, sparavano una salva di cannone, no? un colpo di cannone, suonavano le campane, comunque c'era qualcuno che stava lì e quando il sole passava al meridiano segnalava che era il mezzogiorno vero, perché il sole è a sud, quindi perché è mezzogiorno? Perché è stato esattamente in tempo, lo te in cielo, lo stesso tempo per cui ci starà prima di tramontare, sta proprio passando a metà del giorno, è mezzogiorno. Bene, siamo a posto. Scegliamo questo, lo chiamiamo giorno solare vero, l'intervallo di tempo tra due passaggi consecutivi del centro del Sole sulla linea del meridiano. Questo è il tempo indicato dai cosiddetti orologi solari, tipo, ad esempio le meridiane. E sembrerebbe proprio quello che noi chiamiamo giorno. Come ora zero... Non stiamo a scegliere la culminazione del sole sopra le nostre teste, ma scegliamo la culminazione del sole al meridiano di quando ci passa sotto. Così, quando il sole è sopra la testa lo chiamiamo ore 12. È semplicemente una convenzione che ci torna utile. Quindi, la mezzanotte vera è quando il sole passa al meridiano inferiore. Quindi, il tempo solare è vero è il tempo trascorso al passaggio del sole è vero al meridiano inferiore. E quindi parliamo di ore, minuti e secondi veri. Allora, sono i due, questo, questa cosa qua ha due problemi. Problemi tra virgolette, perché non è che li può risolvere in qualche modo, nemmeno aiutato da uno psicologo. Cioè, sono problemi per modo di dire. In realtà siamo noi che abbiamo i problemi, no, non lui. Il primo problema è l'inclinazione dell'asse terrestre rispetto all'eclittica. Il piano orbitale l'abbiamo visto prima nella. nella eh, forma un angolo di 23 gradi e 27 con l'asse di rotazione. Questo fa sì che la durata del giorno sola solare vero non sia costante. Quindi, se noi prendiamo un orologio di straprecisione e tutte le volte che con i miei pali vedo il sole che passa a mezzogiorno, guardo l'orologio quanto segna e lo azzero e lo faccio ripartire, cavolo! Ogni giorno che passa non è uguale, non, ha, non è durato lo stesso tempo del giorno prima, perché? Perché ci sarà un punto in cui il Sole va a una certa velocità V quando passa parallelo al nostro equatore. Poi, quando viene Joule, l'unica parte che noi vediamo che noi interessa è la parte la componente equatoriale, e quindi c'entra in mezzo il coseno di quest'angolo qua, che riduce la velocità con cui noi vediamo muovere il Sole proiettato sull'equatore. Quindi c'è un quarto di anno in cui il Sole comincia a ritardare, poi recupera la velocità e torna di nuovo a V, poi ritarda di nuovo e poi recupera di nuovo la velocità e ritorna di nuovo a V. Quindi ci sono quattro fasi nell'anno in cui i giorni cominciano... a a diventare più lunghi perché il Sole ritarda, non, non, non è ancora al meridiano, ci ha messo due secondi in più, altri tre secondi, altri quattro, altri cinque, fino ad arrivare a, alla sua massima lentezza di passaggio, poi recupera, eccetera, eccetera. Queste cose qua succedono quattro volte nell'anno. Il secondo problema coincide con la seconda legge di Keplero: per cui un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali, lasciamo stare i dettagli. Però cosa vuol dire, i soldoni? Che quando la Terra è più vicina al Sole, si muove più velocemente sulla propria orbita e quindi noi vedremo il Sole che cammina più velocemente nel cielo. Quando la Terra è più lontana dal Sole, si muove più lentamente sulla sua orbita e quindi noi vedremo il Sole che cammina più lentamente nel cielo. E anche questo fa sì che la durata del giorno solare, vero, non sia costante. Ovviamente la, questo fenomeno... È più pesante quanto più è eccentrica l'orbita della Terra. Quindi se la Terra avesse un'orbita di, un, di un ellissi degenere in un cerchio, questo fenomeno non ci sarebbe. Se l'ellissi fosse tanto schiacciata si sentirebbe parecchio e non ci, non ci si potrebbe confondere. L'ellissi della Terra non è schiacciatissima, quindi non è un grandissimo effetto. Però questo accumulo di ritardo si sente durante l'anno e poi vedremo anche quanto si sente. Quindi quello che deve venire fuori da, tutta questa, da questi due effetti, l'idea è che la durata del giorno solare vero, quindi quello delle meridiane, quello di uno che osserva il Sole con due bastoni allineati al meridiano, non è costante dal punto di vista di un orologio indipendente, di un, di un pendolo o di un orologio al quarzo, l'abbiamo visto gli orologi, no? Quindi se io faccio battere un orologio, il giorno solare vero non dura lo stesso tempo. E allora come la risolviamo? Ci inventiamo un nuovo tempo di un qualcosa che non esiste ma è tanto comodo perché facciamo in modo che duri sempre lo stesso numero di secondi. E lo chiamiamo tempo solare medio. Quindi mediamente mh, ha la stessa durata del tempo solare vero, ma tutti i giorni ha la stessa durata. E adesso vediamo. Quindi lo scopo è che i giorni abbiano la stessa durata in base a un contattore del tempo indipendente dal moto degli astri. Un pendolo, un orologio atomico, qualsiasi cosa, che non siano gli astri. <coughs> per fare questo ci siamo inventati due nuovi soli che ovviamente non esistono. Il primo si chiama sole fittizio. Questo qua cosa fa? Questo Qua percorre l'eclittica con velocità costante e coincide col sole vero al per e alla il e e feglio sono i due punti in cui il Sole è più vicino al, la Terra è più vicina al Sole e la Terra è più distante dal Sole. Quindi, visto che. <coughs> a percorrere dalla feglia al periello ci mette esattamente per una questione di simmetria lo stesso tempo che percorrere dalla feglia al periello è solo un problema che qui è più veloce e qui è più lenta qua è più lenta qua è più veloce ma le due semi orbite durano lo stesso tempo quindi ci inventiamo un sole che invece di andare più veloce più piano va sempre alla stessa velocità ok però coincide con il sole vero alla, alla feglia al periello Qual è l'effetto? L'effetto è che ci siamo tolti dalla perturbazione legata alla seconda legge di Keplero. Quindi questo sole fittizio non risente della legge di Keplero. Non ci basta ancora perché vi ricordate che c'erano due problemi. Quindi, creiamo il sole medio, questo è quello buono, che si muove sull'equatore celeste, ovviamente. Il sole non si muove sull'equatore della Terra, se no sarebbe un problema per noi. Si muove sull'equatore celeste con velocità costante. <coughs> e passa nel punto gamma insieme al sole fittizio. Anche qua questo ci serve per toglierci le perturbazioni dovute all'inclinazione dell'eclittica. È un disegno vale più di mille parole. Ci sono tanti pallini, adesso li vediamo con calma tutti. Allora, quello giallo è il sole vero. Vedete che il sole giallo adesso no, fate finta di non vedere quello grigio e quello rosso. Guardate il sole giallo, vedete che là all'affeglio. Ha delle distanze diverse rispetto a quelle che ha il perielio. Ok? Si sta muovendo con velocità diverse. Noi cosa facciamo? Noi ci inventiamo prima il sole fittizio che si muove a velocità costante. Vedete che si comincia a discostare dal, dal sole giallo? E dopo che abbiamo fatto il sole fittizio. Appiattiamo anche il discorso della, delle velocità diverse dovute all'inclinazione e facciamo in modo che il sole rosso, che cammina sul nostro equatore celeste, vada anche lui alla stessa velocità e vada a coincidere con il sole grigio al punto gamma. Quindi quello rosso è il nostro equatore, e quindi di qua ci siamo tolti, vedete qua sotto c'è il punto gamma, nel punto gamma il sole grigio coincide col sole rosso. Okay? Quindi prima facciamo il sole grigio che coincide con quello vero alla feglia, al perieglio e cammina a velocità costante. Poi, visto che la sua proiezione avrebbe quel ritardo anticipa, ritardo anticipa, ci togliamo dai piedi anche ritardi anticipa, però anche lì dobbiamo trovare un punto dove questi due qui si incontrano, si incontrano sul punto gamma. Ce l'abbiamo, è anche comodo perché è proprio l'eclittica che si interseca con, con l'equatore, quindi ce l'abbiamo già a questo punto. Quindi il Sole rosso, l'effetto finale, che percorre ogni giorno esattamente, spazza lo stesso angolo ogni giorno. Quindi è un Sole che non esiste, che ce lo siamo inventato noi, però si muove durante l'anno con una velocità perfettamente costante giorno dopo giorno. E quindi il giorno solare medio sarà l'intervallo di tempo tra due passaggi consecutivi del centro del Sole medio al meridiano. È la stessa frase di prima. Soltanto che al posto di vero c'è scritto medio. Ovviamente, qua non posso mettermi qui con due pali e vedere quando passa, perché è un sole che non esiste, cioè questo sole qua non c'è, ce lo siamo inventato noi. Ok? Però ci fa comodo che esista, ci fa comodo pensare che esista. Questo giorno, l'abbiamo già visto questi numeri, dura 3 minuti e 56 secondi in più rispetto al giorno siderale. Anche qua, vabbè. Come ora zero scegliamo la culminazione del Sole al meridiano inferiore, così le ore 12 sono quando il Sole è al meridiano superiore. E vabbè, il tempo solare medio è il tempo trascorso dal passaggio del Sole medio dal meridiano inferiore a un altro passaggio al meridiano inferiore. È il tempo indicato dai nostri orologi ordinari, finalmente, e si misura in ore, minuti e secondi medi. Ma se io ho una meridiana. C'è una relazione che lega questi due, questi due numeri? Certo che c'è. Noi sappiamo esattamente l'inclinazione dell'orbita, sappiamo esattamente quanto è centrica l'ellisse dell'orbita dell della Terra. Quindi i calcoli si possono fare, questa relazione si chiama equazione del tempo, tiene conto di quelle se due componenti che abbiamo visto prima, sono sempre le stesse, e la sua foto è questa. Quindi la riga nera è la compensazione che durante i giorni dell'anno... Dobbiamo fare lo scarto che c'è tra il tempo vero e il tempo medio. Vedete che si va dai meno 14 minuti ai più 16-17 minuti. Quindi la massima differenza in negativo ce l'abbiamo intorno a febbraio, la massima differenza in positivo ce l'abbiamo intorno a novembre. Vedete che ci sono 4 giorni dell'anno che durano esattamente la stessa quantità di tempo tra il giorno vero e il giorno medio quando passa dallo zero. La riga rossa e la riga eh, verde sono le due componenti, ok? Quindi quella verde è quella dovuta all'orbita ellittica che ha solo un periodo, perché rallenta solo una volta e accelera solo una volta, quella rossa è quella invece dovuta all'inclinazione dell'asse che ha due periodi, perché avevamo visto che faceva rallenta, accelera, rallenta e accelera. Quindi quella rossa ha due periodi, sommandole si ottiene quella nera che è l'equazione del tempo. Quindi le meridiane, quando leggiamo l'ora su una meridiana, noi stiamo leggendo il tempo solare vero perché stiamo usando proprio il sole. E quindi il classico esempio è: ma no, ma qua no, non funziona perché non, non leggo la stessa ora del mio orologio. Grazie, perché noi non usiamo il tempo solare vero, e anche per un altro motivo che vedremo dopo. Per avere il tempo solare medio, dobbiamo sommare e sottrarre il valore indicato dall'equazione del tempo. Il problema è che il nostro orologio non batte nemmeno il tempo medio, ma adesso lo vediamo. Tempo universale. Qua ci siamo, il tempo universale è, è, è facile. È il tempo solare medio misurato sul meridiano geografico di osservazione. Scusate, questa è l'ora locale. L'ora locale è il tempo solare medio misurato sul meridiano geografico di osservazione. Qual è il problema? Il problema è lo stesso che vedevamo prima, tra Savone e Genova, che se io misuro sul mio meridiano e chi è a Genova misura sul suo meridiano. Il tempo locale è uguale per tutti gli osservatori sullo stesso meridiano geografico. Ma c'è una differenza di tempo locale tra due meridiani geografici a una certa distanza di longitudine, ed è proprio pari alla differenza delle loro longitudini. Perché, più io mi muovo in longitudine, più tra me e chi sta a Genova, ad esempio. Serve un certo tempo, se chi sta a Genova si sposta alla Spezia, servirà ancora più tempo. Quindi la differenza di tempo locale tra noi che siamo qui e chi sta in un altro punto del mondo a un'altra longitudine è pari proprio alla differenza delle longitudini. Questa E vedete, qua non c'è più un grosso problema tra tempo vero e tempo medio. La differenza tra i tempi medi di me e di un altro è uguale alla differenza tra i tempi veri di me e un altro ed è uguale alla differenza delle longitudini di me e di un altro. È abbastanza semplice. Per mettersi d'accordo, io non posso tutte le volte parlare con qualcuno e dire "Guarda, ci vediamo alle 5 di Savona". No, guarda, a me mette meglio parlare di Bologna. Allora aspetta, calcolatrice. No, allora ci vediamo alle 5.32 di Bologna. Ah, va bene, allora ci vediamo alle 5.32 di Bologna. Poi arriva un altro. No, ma ragazzi, io sono più abituato con Napoli. Va bene, allora rifaccio... Allora sono le 15.16 di Napoli. Va bene, allora... È un, non va bene, non funziona, non funziona. Allora facciamo un tempo universale. Tempo universale... È, 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 la cosa è molto semplice. È il tempo solare medio, quindi ormai il tempo solare medio abbiamo deciso che è buono misurato su un meridiano di riferimento, quello di Greenwich, per motivi storici. Non sto a fare tutta la digressione sul perché è Greenwich. Quindi già adesso, se noi abbiamo gli orologi tutti piazzati sul tempo universale, non è ancora al massimo della vita perché più mi sposto di latitudine, più il mezzogiorno non cade alle 12. Però se ti dico ci vediamo alle 13.02, visto che i nostri orologi segnano tutti la stessa ora e non segnano l'ora locale, ma segnano un tempo universale, se, se siamo tutti e due puntuali alle 13.02 ci incontriamo dove ci dobbiamo incontrare quindi il tempo universale è bello perché intanto coincide batte come il tempo solare medio quindi i giorni durano sempre la stessa lunghezza e non dipendono dalle bizze del sole che anticipa e ritarda e poi è uno per tutti per tutti quanti cos'è questo? Tenendo conto, questa l'abbiamo già vista, Tdm2-T, la differenza tra due tempi medi è la. per qualsiasi luogo della Terra è la differenza di longitudine, visto che Greenwich, per definizione, ha la longitudine 0, il tempo medio qui è il tempo universale più la mia longitudine. Quindi se noi parliamo di tempo universale, io potrei anche avere l'orologio messo sul mio tempo locale e mi basta fare una semplice somma e non parlare di tempo locale di Napoli, tempo locale di Bologna, tempo locale di Savona. Quindi le implicazioni sono importanti, se noi sappiamo l'ora, tempo universale di un evento astronomico, possiamo calcolarne anche il tempo locale, è una somma, basta una calcolatrice, e per calcolare la longitudine di un luogo <coughs> basta calcolare il tempo locale e conoscere il tempo universale. Questi sono stati i primi conti che hanno fatto i primi cartografi astronomici importanti ai tempi di Cassini, per fare le prime cartografie un po' eh, ben fatte famosa frase del re di Francia che dice ho ceduto più terra ai miei cartografi che ai miei nemici perché quando gli hanno rifatto le carte fatte con, in maniera corretta con la, calcolando le longitudini in base agli astri scoprì che la superficie del suo regno era ben più piccola di quello che dicevano le vecchie carte che erano state fatte con altre tecniche no? e quindi disse la famosa frase che ha ceduto più terra agli astronomi che ai suoi nemici però almeno aveva una mappa fatta come si deve sai che soddisfazione UT1 è un altro tempo, è, è, è un'evoluzione un del tempo universale che abbiamo visto prima. UT1 è legato solo alla rotazione della Terra e anche questo è identico su tutta la Terra, quindi è ancora un tempo universale ma è leggermente diverso da quello del meridiano di Greenwich. Perché? Perché quello del meridiano di Greenwich dipende ancora dal Sole, dal Sole medio, però dipende ancora dal Sole. Invece l'UT1 dipende dal cosiddetto Earth Rotation Angle, l'angolo di rotazione della Terra. Ma la rotazione rispetto a che? La rotazione rispetto a un sistema di riferimento celeste internazionale, l'ICRF. Ad esempio calcolano rispetto a dei quasar molto distanti, tanti quasar molto distanti, mediamente calcolano la rotazione della Terra rispetto a questo sistema di riferimento che si presuppone sia fermo. Quindi capite bene che qua ci siamo tolti dai piedi il discorso del Sole, quindi UT1 è legato esclusivamente alla pura rotazione della Terra, sempre che questi quasar non comincino a spostarsi in maniera strana. Qual è il problema di UT1? Che questo tempo non scorre ancora perfettamente costante nel tempo. Perché? Ma perché segue le bizze della rotazione terrestre. Comunque la Terra è un sistema fisico che ruota. C'è una Luna vicino che comunque ne influenza la rotazione. C'è un sistema solare con altri pianeti ben più grossi che in qualche modo possono perturbarne il moto. Poco, eh? pochissimo, però lo possono fare. Quindi UT1 è bello, mettiamo gli astronomi a calcolarlo con l'ICRF, ci dicono esattamente ogni giorno di ut1 quanto dura. Peccato che anche questo giorno qua non, non è ancora un giorno che è costante nel tempo. Perché? Perché seguiamo le bizze della rotazione terrestre. Quindi, se avessimo un orologio assoluto e ormai sappiamo che ce l'abbiamo perché abbiamo visto che, grazie alla meccanica quantistica, se teniamo un orologio vicino a noi, fermo rispetto a noi e lo misuriamo in un certo modo abbiamo un passaggio del tempo misurato con una certa precisione. Ecco, se avessimo un orologio, e ce l'abbiamo, assoluto, uno dei due si sposterebbe rispetto all'altro. Perché? Perché non è ancora un tempo perfettamente costante. Farei una piccola parentesi sui fusi orari. Quindi vi ricordate che prima parlavamo dell'ora di Napoli, l'ora di Bologna e abbiamo detto che col tempo universale abbiamo risolto il problema. C'era un piccolo però. Il, il piccolo però era questo, che il tempo solare medio dipende dal meridiano di osservazione del, dell'osservatore ed è poco pratico scambiarsi l'ora tra Torino e Venezia e va bene. Quindi nel 1884 hanno proposto di considerare solo 24 meridiani geografici principali, quindi invece di usare tempi medi, locali, per qualsiasi longitudine, hanno deciso di usarne solo 24. E questi meridiani sono distanziati esattamente di 15 gradi. 24 per 15 fa 360. Quindi hanno affettato la Terra in 24 spicchi. E quindi la superficie di Terra compresa tra due meridiani distanti 7 gradi e mezzo est e 7 gradi e mezzo ovest da un meridiano principale si chiama fuso orario. In questo modo ogni luogo ha al più mezz'ora di differenza a quella, rispetto a quella del proprio fuso. Quindi noi possiamo usare un orologio spostato di un fuso orario rispetto a quello di Greenwich, perché? perché? così il nostro mezzogiorno è abbastanza vicino alle 12. Per noi non sarebbe un grosso problema, ma già se ci spostiamo a Mosca o a Pechino, eh, lì quando sono le 12 a Greenwich, lì è ancora notte fonda e quindi va già bene che hanno introdotto i fusi orari, così anche loro, quando l'orologio loro batte le 12, più o meno hanno il sole a mezzogiorno. 5 minuti più, 5 minuti meno, mezz'ora più, mezz'ora meno. In realtà i fusi orari non sono proprio tagliati col coltello, ma seguono un po' le frontiere degli stati, fa già bene. Vabbè, i fusi orari ognuno differisce di un'ora rispetto al fuso che lo segue, sono numerati da 0 a 23, il fuso 0 è quello che passa per Greenwich. Quindi per calcolare l'ora sul fuso... L'operazione è semplice: si piglia il tempo universale e si somma l'ora del fuso. Quindi a Greenwich FH vale 0, quindi il tempo del fuso di Greenwich è il tempo universale. Noi siamo su F1, il nostro tempo di fuso è il tempo universale più un'ora. E così via. Chi sta sul fuso vicino sarà il tempo universale più due ore, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto, avendo introdotto il fuso, possiamo rispondere alla domanda di prima che era rimasta in sospesa. Qual è la differenza tra l'orologio? È il tempo solare vero, cioè quello battuto dalla meridiana, quello misurato con una meridiana. La prima cosa di cui dobbiamo tener conto è ad esempio è il meridiano italiano. Noi siamo, il nostro meridiano è alla, è alla longitudine di 15 gradi. noi qua a Savona siamo circa 8 ,5 gradi e mezzo, circa. Quindi quanti minuti di differenza ci sono tra il nostro fuso e i nostri piedi? Eh, beh, È 15-8 e mezzo per 4 minuti a grado. Quindi il tempo del fuso è uguale al tempo medio più circa 26 minuti. Ok? C'è questa differenza. Poi oggi siamo il 21 marzo, se ripigliamo l'equazione del tempo, vediamo che il tempo vero rispetto al tempo medio, perché il sole batte il tempo vero, è di circa 7 minuti. Siamo lì sulla riga nera, sulla prima curva, subito dopo la prima curva quindi il calcolo finale, è semplice matematica, non state a Viene che il tempo del fuso è il tempo medio più 26, ma il tempo medio è il tempo vero più 7, quindi il tempo del fuso è il tempo vero più 33 minuti. Quindi alla ridomanda a che ora passa il Sole a mezzogiorno da noi? Il Sole a mezzogiorno da noi passa alle 12.33 Oggi è passata alle 12.33 minuti. Se io piglio Stellarium. Mi metto al 21 marzo 2015, metto il meridiano per chiarezza, metto l'equatore. Qua abbiamo anche l'equatore che coincide perché siamo anche vicino al, all'equinozio, ma questo non è un requisito. Però vado a spostare, muovo il tempo fino a quando non vedo l'angolo orario a zero. Vedete là sul quadrato rosso. Angolo orario a zero vuol dire che il sole è esattamente sul meridiano. 12.33 e 26 secondi. Quindi oggi è mezzogiorno solare era quando il nostro orologio segnava le 12.33. Torniamo al problema di UT1. UT1 era ancora un tempo che non, non, non passava costante, però noi vorremmo un tempo che non dipende dal tempo. Quindi qui ho ripreso la slide di prima per ritornare con la mente al fatto che UT1 seguiva ancora le bizze della rotazione terrestre. Cioè noi vorremmo un tempo che fosse basato su un fenomeno fisico periodico molto preciso e che non dipende dalla variabilità della rotazione della Terra. Quindi noi vogliamo che i nostri orologi non vengano regolati ogni tanto, ogni, ogni giorno con il cannone che spara o col campanile che suona. Noi vorremmo un orologio che battesse un tempo costante e vorremmo usare questo tempo. Quindi hanno, hanno, si sono inventati un tempo di riferimento, l'hanno chiamato tempo di effemeride. Vabbè, lasciamo stare questo. Eccolo qua. È stato il primo tempo assoluto, l'hanno definito nel 1960 i francesi e l'hanno calcolato come una certa frazione della durata de di un particolare anotropico, non dell'anotropico, no, di un particolare anotropico quello del 1 gennaio 1900 alle ore 12 ora di Greenwich. Quindi in quel momento lì l'anno tropico aveva una ben precisa durata. Allora hanno detto, bene, usiamo quello come riferimento di... Eh, come tempo di riferimento e diciamo che il secondo è 1 diviso 31.556.000 eh, il tempo di quell'anno tropico lì. Perché quel numero... Ma è semplice perché quel numero non è nient'altro che 86.400 che sono i secondi in un anno e in un giorno per 365,2422 che sono i giorni nell'anno tropico. Avendo scelto l'anno tropico 1900 di riferimento, a quel punto quello lì era un tempo ben preciso che non varia più perché il 1900 è passato, l'anno tropico durava quel tot di tempo e nessuno lo cambierà mai più, ormai è nel passato. Boh, abbiamo scelto questo come definizione del secondo nel 1960. Quindi, ripeto, la differenza è che è vero che ogni anno tropico dura 365,2422 giorni, ma quel particolare anno tropico avrà avuto una certa durata. Noi abbiamo deciso che quella durata, diviso 31 milioni e rotti, è il secondo. A questo punto, se la Terra sta rallentando, eh, vorrà dire che i giorni dureranno di più: dureranno più di 86.400 secondi. Se la Terra sta accelerando, vuol dire che i giorni oggi dureranno meno di 86.400 secondi. Però ci siamo scelti un secondo e abbiamo deciso di portare avanti questa scelta di questo secondo. In realtà, qua, tutta sta roba qua c'è tutto un discorso da fare perché, essendo basato sulle formule di Newcomb, che era un astronomo che ha operato tra il 1750 e il 1892. In realtà stiamo usando il secondo solare meglio del 1820, questo l'hanno detto dei tizi, qua c'è il riferimento dell'articolo, se non ci credete andatelo a leggere e contestateglielo a loro. Quindi ET scorre diverso da UT1, perché? Perché ET non può ri risentire di variazioni, perché ripeto abbiamo scelto un certo anotropico e abbiamo scelto il secondo come una sua frazione, quindi lui è così, è, st è stabile per sempre, mentre UT1 risente delle bizze della Terra. Poi E.T. è stato surclassato dal Tempo Atomico Internazionale, il TAI. Perché? Perché nel frattempo, in realtà quasi negli stessi anni, hanno inventato gli orologi atomici. L'International Atomic Time, con una L aggiunta, in realtà non si chiama IAT, si chiama TAI, perché hanno vinto i francesi e hanno fatto passare la loro sigla, il loro acronimo. Smacco. Quindi il TAI, sempre nel 19... Cioè nel 1960 ha calcolato il secondo ET, una volta che avevamo questo tempo, si è si è lo si è misurato con un orologio atomico e si è scoperto che quel secondo del quella frazione di anno tropico del 1900 alle ore 12 di Greenwich, l'abbiamo fatto coincidere con il secondo del TAI. E guarda, cioè, guarda caso, facendo delle misure hanno misurato che quel secondo lì era proprio la durata di 9 miliardi, 192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla radiazione orribile. Chi ha visto la, quella sugli orologi sa benissimo che cosa significa questa. Quindi questo è il tempo misurato con gli orologi al cesio. Una volta che noi avevamo fissato questo secondo di effemeride, facendo i conti e mettendogli un bello orologio atomico, Abbiamo visto che quel secondo lì durava 9, mila, 9 miliardi e rotti transizioni dell'elemento di cesio. A questo punto abbiamo detto, lasciamo perdere il 1900, fa, basta, ok, adesso l'abbiamo preso, abbiamo deciso che è quello, lo misuriamo con un orologio atomico e definiamo il secondo solo con l'orologio atomico. Quindi, è vero che usiamo l'orologio atomico, avremmo potuto dire, fa, facciamo 10 miliardi, no? Cioè, perché tutto sto numero? Eh, perché quando hanno fatto l'orologio atomico... Ave, volendo ereditare il secondo effemeride, tenerlo costante per il tempo atomico internazionale, perché ormai si era deciso che quello era il secondo di riferimento, facendo i conti è venuto fuori che durava 9 miliardi e 192 mila transizioni, allora si è cancellato il vecchio secondo e si è, e si è installato il nuovo secondo nel sistema internazionale, che è questo. E perché c'aveva questa transizione iperfine che era in, una, in un range di frequenze eh, sulle quali noi riusciamo, riusci si riusciva ad operare all'ora. Esatto, perché se avessimo ad esempio usato la radiazione H-alfa andavamo a terahertz, no? quindi probabilmente non c'avevano la strumentazione per generare onde a quella frequenza e quindi usare quelle. Infatti la prossima frontiera degli orologi saranno quelli ottici. Cioè, ci si sposterà su frequenze ben più alte rispetto a 9 GHz. Quindi eh, si è scelta questa cosa tanto perché quell'atomo lì, eh, il CESE 133, è l'unico stabile. Perché quel salto lì è in un raggio di frequenze che abbastanza, era abbastanza abbordabile. E francamente, gli altri motivi non, non, non li so. Perché poi alla fine è stato il CESE, probabilmente, nelle slide non, li so, non me li ricordo. Ce ne saranno state tantissime, sì, sì, ce ne saranno state tantissime in quella banda lì. Non lo so perché, boh, forse perché magari è più stabile. Magari uno dei problemi degli orologi atomici è che eh, se gli atomi si stanno spostando c'è cioè l'effetto Doppler. Magari l'atomo di Cesio rispetto ad altri atomi. È più boh, si tende a muoversi essendo più, più, più massivo, ha più inerzia e quindi si muove meno. Cioè Avranno fatto tutta una serie di compromessi per arrivare a scegliere questo atomo qua. Infatti, la frontiera ancora dopo gli orologi eh, ottici, quindi ancora quelli basati sulle transizioni eh, quantistiche degli elettroni, saranno quelli nucleari quindi basate sulle transizioni quantistiche del nucleo. Quindi a questo punto questo atomo lo incastriamo dentro un cristallo e non è più un gas che si muove. Quindi le misure, quando riusciremo a fare questi orologi nucleari, saranno ancora più precise rispetto a quelle de degli orologi basati sulle transizioni degli elettroni, che comunque sono molto... essendo dovendo usare dei gas, sono ancora molto... Eh, non mi ricordo se c'è anche uno studio... Per usare gli elettroni e comunque incastrati dentro un cristallo. Sicuramente quello nucleare sì. Incastreranno quest'atomo dentro un cristallo e a quel punto lì andranno a misurare le transizioni del quantistiche a livello del nucleo. Quindi, questo secondo del, del tempo atomico internazionale è indipendente dal moto di direzione della Terra. Grazie, l'abbiamo messo uguale a quello di Efemeride, che era ormai è stato fissato e nessuno lo cambierà mai più. Quindi oggi non misuriamo facendo una media pesata di oltre 200 orologi atomici sparsi per il mondo, perché a questo punto questi orologi qua, come vedevamo l'altra volta, risentono de degli effetti della gravità generale, no? quindi in punti della Terra dove la gravità è anche leggermente diversa, o perché sono ad altitudini diverse, o perché sotto io ho una roccia e tu invece hai eh, della roba più, meno massiva. Quindi questi effetti di microgravità potrebbero influenzare lo scorrere del tempo di tutti questi orologi. Facendo nella media siamo abbastanza sicuri di tirare fuori un, un tempo che è costante. E quindi questo è stato definito come il secondo nel sistema internazionale. L'ultimo problema che resta da risolvere è questo, che sì, va bene, il tempo atomico adesso scorre indipendentemente, ma UT1 non scorre indipendentemente, quindi noi comunque viviamo con i piedi su una terra e non vorremmo mai che fra 6-7 milioni di anni i nostri orologi o le nostre stagioni cominciassero a, a derivare stranamente, perché a un certo punto se i due tempi scorrono diversi, scorrono diversi, non ci si può fare nulla, no? Cioè noi abbiamo scelto di definire il secondo con un fenomeno indipendente dagli astri, da una parte, ma dall'altra vogliamo che a mezzogiorno il sole passi sulle teste, più o meno. E quindi l'ultima trovata che hanno tirato fuori dal cilindro è il tempo universale coordinato. E qua finalmente è il tempo ver veramente di quello che battono i nostri orologi. Perché? Perché il secondo dei nostri orologi è proprio quello del sistema internazionale, che è quello del tempo atomico, che è quello del tempo di efemeride. Ma ed è quindi indipendente dal moto di rotazione e dalle bizze che potrebbe avere la Terra. Per, diversi, per diverse ragioni, ma allora diverge da UT1 che invece è legato al modo di rotazione della Terra. Abbiamo questi due. Allora, cosa vogliamo? Dobbiamo anche deciderci. Da una parte, vogliamo un secondo indipendente costante dal moto della Terra, ma dall'altra vogliamo che il tempo misurato da questo supersecondo non si scosti mai da quello della rotazione terrestre. cioè abbiamo due orologi che battono, li abbiamo fatti in modo di tararli molto bene. Però, comunque questi qua battono due tempi diversi: tra l'altro uno lo batte costante perché sto Cesio se fermo rispetto a me. A meno che la fisica non ci smentisca nei prossimi anni, la radiazione di questa transazione sarà sempre di 9 miliardi, sarà sempre uguale nel mio tempo. E la Terra invece no, potrebbe rallentare o, o accelerare per diversi motivi. Quindi e, e, è chiaro che questa cosa qua è contraddittoria e quindi il problema si trasforma in questo. Come faccio a tenere vicini due orologi che, sco che, che scorrono in maniera diversa? Beh, come facciamo? Eh, ogni tanto diamo una, una, una mannata a uno dei due. no? Questo qua è, questo qua è un trucco, non, non piace a nessuno, però oggi come oggi facciamo così. E quindi l'UTC, il Tempo Universale Coordinato, Viene mantenuto a non più di 0,9 secondi da UT1. Come facciamo a mantenerlo a più di 0,9 secondi da UT1? Ebbene, ogni tanto il tempo UTC lo manderemo avanti o indietro di un secondo. E quindi abbiamo inventato il secondo bisestile o intercalare. Un mese non ci bastava, ci abbiamo messo il secondo. Quindi, quando alla fine di un mese la differenza tra UTC e UT1 si avvicina a 0,6 secondi, si aggiunge o si toglie un secondo bisestile al tempo universale coordinato. Questo evento è un evento simultaneo in tutto il mondo e questi eventi qua vengono annunciati dal eh, Servizio internazionale di riferimento della rotazione terrestre nel bollettino C. Quindi quando il secondo bisestile è positivo, viene introdotto il secondo 60 alle 23.59, quindi il tempo batterà 23.59.58, 59.59 e invece di fare 0 farà 59:60 e poi ci sarà il giorno dopo. <coughs> Questa è la foto del secondo intercalare del 30 giugno 2012. Quindi il 30 giugno 2012 ha avuto un secondo in più. Quando invece è negativo è più semplice, si salta dal 58 alla mezzanotte. Vediamo la storia del secondo bisestile. Tanto esiste dal 72, che è l'unico anno che ne ha avuti due. Fino ad oggi sono sempre stati solo positivi, quindi non c'è mai stato il salto del 59, c'è sempre stato il 60 in più. Mediamente ne viene aggiunto uno ogni circa 18 mesi e di solito fino ad oggi non c'è stato bisogno di aggiungerlo in più mesi, ma è sempre stato aggiunto o al 30 giugno o al 31 dicembre. Però la, la, la definizione dice che in teoria alla fine di ogni mese può essere messo a un secondo intercalare. DUT1: Che cos'è? Ma è la differenza tra UT1 e, 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 e l'UTC. Quindi, che effetto ha il secondo bisestile? Il secondo bisestile vuole proprio lavorare su questo DUT, tenerlo sempre sotto i 9 decimi di secondo. E qui ho la vecchia foto del 2013 dove vediamo DUT1, vedete lì c'è lo 0, quindi quando, quando passa a 0, vuol dire che i due tempi sono uguali. E questo è l'effetto dei secondi intercalari. Vedete? La riga che va in su è l'introduzione del secondo intercalare. Guardate qua, adesso siamo nel 2015, là eravamo nel 2013, è stato aggiunto un secondo intercalare e ne verrà aggiunto uno nuovo a metà anno. Sì, sì, eh sì, sì, ha, ha tenuto, è stata dentro i, di UT1 è stato dentro quei tempi lì. Tra l'altro nota che ci sono anche dei delle leggere oscillazioni nell'altro senso? no? Eh sì, o ci o, o abbiamo gli orologi atomici che fancilecca oppure così. Questa era di nuovo la slide del 2013. La differenza tra UTC e TAI era di 35 secondi. Oggi che siamo nel 2015 la differenza è di 36 secondi. Ne ho le prove, c'ho cioè sia il bollettino del 2013 che diceva che UTC meno TAI era meno 35 secondi e c'ho cioè anche il bollettino nuovo, questo qua non è ancora andato in linea, che dice che, vedete qua? Il 30 giugno 2015 il tempo batterà così, ci sarà il 30 giugno 2015: 23.59.59 59, 59 e il 30 giugno 2015: 2359-60 e il 1 luglio 2015: 000. Che c'è da ridere? Vedete? Prima era 35 e dopo, dopo sarà 36. Ma c'è da ridere? <da rin> <ride> perché le ferrovie forse non sono informate. No, loro mettono i secondi intercalari, ogni tanto ne aggiungono una palata. Oggi facciamo, ma fai 300 secondi intercalare Eh sì. Qui c'è un'ultima chicca che è un po' di nicchia, eh? è proprio in una slide che prima ho fatto un po' volare, c'era scritto che la Terra perdeva 1,7 millisecondi ogni 100 anni con la sua rotazione, perché la Terra ha tre tipi di, di, di rotazioni, ci sono quelle temporanee, quelle dovute alla Luna che sono periodiche e poi c'è una perdita di lungo periodo che è dovuta proprio al fatto che... che, che è il secondo principio della termodinamica, cioè che, che tutto piano piano si ferma, no? quindi quella di lungo periodo perde 1,7 millisecondi ogni 100 anni. Però dico, ma in 43 anni come ha fatto a perdere 36 secondi se ne perde 1,7 ogni 100? Perché? Millisecondi. Perché quando è stato formalizzato il secondo sistema nel, dell'SI era già più corto di quello che era il secondo solare medio, perché abbiamo visto che in base a quell'articolo di quei tizi... Era il secondo del 1850, quindi la Terra nel frattempo aveva già rallentato di 1,7 millisecondi ogni 100 anni. Quindi noi stiamo usando un secondo che è già stantio, è vecchio. Nel 2013 il conto diceva: vedete, ogni secolo la rotazione perde 1,7 millisecondi, ma il secondo del sistema internazionale è quello solare medio del 1820. Quindi oggi il giorno dura. 3,28 millisecondi in più rispetto a quello del 1820, quindi UT1 meno TAI è di 3,28 x 365, quindi 1198 millisecondi. Nel 2013 è di 1198 millisecondi la differenza tra UT1 e TAI, col rallentamento medio. Oggi che siamo nel 2015, ce n'è ancora un po' di più, quindi sarà 1200 millisecondi il rallentamento medio, perché noi stiamo usando un secondo. Che è quello del giorno medio del 1820, secondo sempre quei tizi là. Però più o meno loro, con il, quel grafico alla mano del DUT1, hanno detto: Ma più o meno, cioè, non è un ragionamento farlocco, è eh, assodato da questa prova che il, 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 il grafico de, de, del DUT effettivamente sono stati introdotti questi secondi, e più o meno i conti gli tornavano. Boh, basta finito questi qua se vi interessa eh, un po' di riferimenti lezioni di astronomia corso di astronomia e poi questo libro del 2013 il mio atomico no il tempo è atomico <ride> no non so cos'è il, il mio atomico mm, non lo so mm. ecco, il tempo è atomico ecco ecco il tempo, Opli, Opli, non cosa è successo a sta slide, no? e va bene, e... Boh, abbiamo fatto le 10 e mezza, se volete vedere un po' di manovre su, 10 e 10 e mezza? Questa qua è l'ultima foto che ho fatto. Vedete, ho, ho piazzato il, il sole al meridiano, quindi io mi muovevo qua nei minuti e nei secondi fino a quando non ho visto l'angolo orario andare a zero. 50, 50, 60, 0. Ecco, questo è esattamente il momento in cui il sole oggi è passato al meridiano le 12.33. Se invece vogliamo andare a vedere quando è stato l'equinozio, devo portare a zero la DE, la declinazione della data, quindi vedete che adesso è 12 gradi, quindi mi devo spostare, guardate quel numero lassù, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e adesso devo andare sui minuti, siamo a meno 9 secondi, meno 8, meno 4, meno 3, meno 2, meno 0, tac, questo è il sole che passa esattamente sul nostro equatore. Il sole cammina lungo la linea rossa andando in là in 60 orario quindi stiamo andando in estate, quindi il sole sta andando verso nord, quindi andrà sempre più sopra le nostre teste e le giornate dureranno sempre di più. Nel momento in cui passa sul, sull'equatore celeste, è passato ieri notte alle 23.45 più o meno. ok? E poi vabbè, per muoversi negli anni... Qua posso mettere 2615 mi si sposta tutto ci sono e adesso è a meno 10 minuti quindi meno 10 ah prima di andare lì va bene meno 10 minuti anche qua dovrò compensare ecco qua quindi tanto notiamo che il nel 2600 sarà di nuovo il 21 marzo il l'equinozio ma questo succederà ben prima mi sembra che un centinaio d'anni servono perché l'equinozio torni di nuovo. Eccolo qua, questo è l'equinozio. 100 anni tra il due e non sarà mai Eh, sempre 19, sarà sempre, sì, sarà sempre prima. Perché tu vedi proprio, quando, se tu guardi anno per anno, vedi proprio che fa quattro passi indietro e poi un avanti, poi quattro passi indietro, anzi quattro passi avanti e uno indietro, quattro passi avanti e uno indietro e quell'indietro lo porta sempre più in anticipo fino a quando salteremo il famoso anno del centenario e quindi ci sarà il passo, invece di fare quattro e un indietro, farà cinque, sei, sette, otto e poi uno indietro e lì si ricompenserà tutta, tutte le cose con l'errore di un giorno ogni 3333 anni che ce lo possiamo far bastare quindi cerchiamo di tenere il, il le, poi vabbè qui c'è anche il fatto che questa qua è l'ora nostra quindi c'è già un'ora di differenza rispetto a, al, al tempo universale di, di Greenwich in realtà dovremmo riferirci dovremmo metterci coi piedi su, con l'ora di Greenwich coi, coi piedi su, però vabbè. quindi c'è anche un'ora di scarto perché questo è il nostro fuso orario però vabbè mh, con questo programma se uno è proprio curioso si può anche vedere che cosa succede ogni, quattro, ogni anno, il fatto che ogni quattro anni sto qua salta indietro, salta indietro, e poi recupera il tempo in avanti. Bene, se non ci sono domande imbarazzanti, io <ride> finirei finire qua.